la mia famiglia, io sono nato nella casa di fronte e la mia famiglia ha sempre fatto così. Noi abbiamo sempre mangiato, una famiglia di una piccola macelleria, non c'erano tanti soldi e noi siamo cresciuti, io e la mia sorella e tutti, la nonna, con tutto quello che rimaneva nel banco di macelleria. Abbiamo sempre mangiato zampe, sangue, trippa, testa, muso, non coda, no, mai filetto e mai la bistecca. Io ho mangiato la mia prima bistecca a 18 anni, 18 anni. Il regalo del compleanno. Sì. Ma ho avuto un'educazione di usare tutto l'animale fino da quando avevo 2 anni. Normale, non, per noi è normale fare così, non c'è un filetto come il filetto, è tutto buono, non, sì, anzi. Io adoro la trippa, le zampe, il cuore, il polmone, quello è il cibo mio, sì, sì. È il cibo del macellaio. Allora, la mia famiglia fa questo lavoro da 8 generazioni, sì. Sempre di padre in figlio da 250 anni. Io lo faccio da 45. Perché avanti aveva la veterinaria. Ho studiato veterinaria, però i genitori sono morti e quindi c'era bisogno di sopravvivere, di fare, e non era facile, il paese è piccolo, Panzano in Chianti è 960 persone, siamo piccoli e lontani anche, 1 ora da Firenze, 1 ora da Siena, 1 ora dall'aeroporto, 1 ora dalla stazione, bisogna passare per la vecchia strada, non c'è un'autostrada, non c'è niente, c'è la macelleria. C'è vino buono, olio buono, un bel sorriso, siamo un piccolo popolo ma unito. E che tuo padre pensava di essere veterinario e non lavorare con il lavoro della famiglia? Ero molto giovane, io sono morto che avevo 19 anni, a 19 anni uno non si rende conto bene della strada, della vita. Sì. Sono stato fortunato. Sì. Ho fatto un lavoro che è il mio lavoro e la mia vita. Non è un lavoro, è un fare l'artigiano. Io arrivo nella macelleria alle 7:30 la mattina e sto qui fino alle 10 di sera. Non c'è una pausa e non c'è un giorno di chiusura, solo il giorno di Natale. Sono 7 giorni la settimana. Per cui non si fa per diventare il più ricco del cimitero, sì, sì. Si fa perché è giusto, perché è la vita, perché è la comunità, si trovano persone, si accende un bel fuoco, si cuoce una bistecca o si fa un piatto di tenerumi con il ginocchio o un musetto, cercare di migliorare tutti i giorni, cercare tutti i giorni di fare la cosa giusta. E questa visione rispetto all'animale, che non è algo nella industria, algo... L'industria vede gli umani e cerca di fare un prodotto che possa fare soldi. I macellai vedono, il macellaio vero vede gli animali e deve vedere gli animali che stanno bene, che hanno una vita felice, il rispetto. Perché deve accompagnare, noi facciamo una vita insieme agli animali. Gli umani arrivano dopo. Sì. L'importante è che gli animali abbiano una vita felice, che stiano bene e di accompagnarli verso una morte onesta. E poi usare tutto bene. Ai miei ragazzi io dico sempre che quando tagliano un pezzo di muscolo, un pezzo di carne, si devono sempre ricordare che è un pezzo di una vita. Non è un oggetto, era una vita, era un animale vivo. È un importante, soprattutto ora, perché l'industria sta facendo numeri sempre più grandi e tutto diventa confuso. Ecco, importante è avere la strada. E l'artigiano deve solo dimostrare che c'è una strada, non deve bla bla bla. Deve fare il suo lavoro tutti i giorni, cercare di farlo bene e di trattare bene gli animali e le persone. Credo che avanti non era così, oggi credo che viene gente di tutto il mondo qui, no? Sì, ma
È come ti dicevo Beto prima delle razze, siamo tutti razze miste, sì, sì. Vengono gente di tutto il mondo, ma noi mettiamo tutti insieme alla stessa tavola, è il convivio nel latino è cum vivere. Vivere insieme non è solamente consumare un cibo, al momento che tutti si mettono alla stessa tavola, tutti diventano comunità, condividono lo stesso cibo, abbiamo tavoli conviviali, non c'è un menù alla carte, c'è un menù fisso perché abbiamo una macelleria con cucina, anche se è un ristorante a tutti gli effetti, e tutti mangiano lo stesso cibo dallo stesso vassoio, è un gesto molto simbolico. E le persone fanno amicizia, si scambiano un'idea e hanno quel convivio, cioè quelle due ore di gioia. Noi cerchiamo cose semplici, facciamo il cibo deve essere buono e deve essere accompagnato da un bel sorriso. Non cerchiamo l'ultima vacca dell'ultima razza, un cibo buono, spazi liberi, a animali felici, e quello è il nostro lavoro. Sì, perché ha questi animali, questo wagyu, questo giapponese, che l'animale non vive, no? Non lo so, ma è tutto, è un altro mondo, sì, non è il mondo semplice dell'artigiano. Il mondo semplice dell'artigiano è stare dietro il banco di macelleria, questo è il banco dove è stato il mio nonno, il mio babbo, il mio bisnonno, questo è il mio centro del mondo. Qui passano le energie del... Sai, io dico sempre che la Toscana è il centro spirituale del mondo, l'arte, la letteratura, la scultura, sì. Giotto, Michelangelo, Raffaello, Dante Alighieri, l'Italia è questo, la Toscana è il centro dell'Italia. E il Chianti è il centro geografico della Toscana, il Chianti classico. Panzano in Chianti è il centro del Chianti classico e la bottega Cecchini è il centro di Panzano. Il ceppo del macellaio è il mio centro del mondo. Questo è il mio centro del mondo, per me. Ognuno trova il suo. Sì. Il tuo babbo non ha potuto vedere il vostro lavoro? Mio babbo no? Mi guarda dall'alto, sì, però... ci sarà qualche Dio che ci segue, non so quale, ma si spera, sì, sia credo buono. Credo che sarebbe molto felice, sì, no, di vedere questo, sì, lavoro. Sì. Io credo di sì. Io ero l'ultimo della macelleria Cecchini, era importante dare questo messaggio, ma io non voglio essere il più bravo macellaio del mondo, questo non è la mia missione. Io voglio solo essere un testimone, che la nuova generazione possa guardare me e dire: Dario Cecchini non è Superman, non è speciale, è un asughero, un macellaio bravo, ma non è speciale, anch'io posso essere come lui, e quindi seguire quella strada, sì. Seguire una buona strada. Credo che la missione, dopo 45 anni di fare l'artigiano macellaio, la missione è far vedere la strada alla generazione che viene dopo. Seguire la strada. C'è un bellissimo passaggio nel Purgatorio di Dante, che Dante chiede a un artista, un artigiano artista, perché lo fa. E lui risponde: noi siamo come quelli che viaggiano nella notte, che vanno nel buio, viaggiano per istinto, ma portiamo una luce dietro per far vedere la strada a chi arriva dopo. In questo momento di buio, in questo momento di inquinamento, confusione, persone che diventano vegetariane o vegane perché sono contro, ecco, io cerco di far vedere una strada per salvare il mio lavoro. Io ho avuto tempi difficili anche. I tempi sono una formazione, per trovare la gioia bisogna passare anche dal dolore, dalla morte dei genitori, dalla fatica, dalla voglia di riuscire. Non si trovano mai strade troppo facili. Ah, no, no, no.
Quando ho mangiato la mia prima bistecca ero estremamente felice, era la mia prima volta, 18 anni, il compleanno, il regalo del babbo. Ma dopo ho detto, per fortuna c'era una nonna che era una cuoca, mi ha dato un'educazione per capire che tutto è buono se cucinato bene. E avanti era anche il ristorante o no? Era che no, no, solo la macelleria. Io ho cambiato, ho cercato di passare da una macelleria da una macelleria statica, cioè il banco del macellaio è il cliente che entra e dobbiamo spiegare tutto e come è e come non è, e le persone hanno sempre meno tempo per ascoltare, sempre meno tempo per cucinare. Ho detto dobbiamo aprire una cucina, fare la cucina della nonna. I piatti con cui io sono cresciuto, la nonna è con me, io vivo e continuo la tradizione di famiglia, e la gente ha apprezzato molto, anche perché non tutti conoscono il ginocchio o il polmone, il cuore, non l'hanno mai mangiato, sanno come si fa. Tua personalità è algo originale, no? Questo aiuta molto. Io cerco di essere ospitale, io adoro la festa, adoro, per quello adoro il Brasile. E perché l'Italia e il Brasile sono popoli fratelli, anche solo per tutti gli italiani che sono andati in Brasile, ma abbiamo lo stesso sangue, lo stesso spirito per la festa, per il buon cibo, per il buon bere, per l'amicizia, amiciate. E avevo un'amiciate con Marcos Bassi. Sì. Sì, abbiamo lavorato insieme al Templo de Carne, era una persona molto illuminata. Lui era il più grande assoghero del Brasile, ma era... Abbiamo fatto lo stesso percorso, io qui e lui là, in Brasile, in San Paolo, senza avere la conoscenza noi due. Poi ci siamo trovati e tutto era fatto insieme, come se fossimo stati insieme tutta la vita. Sì. E il Templo de Carne ora, con la Tatiana, c'è ancora il mio grembiule al Templo de Carne, il mio regalo con la dedica a Marcos Bassi, in alto, appeso in un quadro, e rimane lì, perché il cuore è insieme. Io dico solamente che quando un animale è stato allevato libero, è stato nutrito bene e ha avuto una morte pietosa, tutta la carne è buona. Sì, sì. Il prossimo giovedì verrà qui a mangiare una ragazza vegana che ha detto, ho visto l'intervista tua e mangerò carne solo da te. È possibile? Io faccio l'artigiano. Io cerco di parlare con tutti, anche con l'industria, se qualcuno me lo chiede. Non sono contro all'industria. Io sono solo un artigiano. Non sono contro, ma non sono nemmeno l'industria. Sono differente. Sì, sì. Non è interessante avere 10 animali che vivono felici in cima a una montagna, come sono i nostri. È interessante che gli animali dell'industria vivano un 20% meglio, un 30% meglio, vivano un po' meglio la grande massa. Quello fa una differenza. E voi siete felici, avete lasciato la veterinaria? È successo così. Ma potevo essere un veterinario così e così, e ora sono un macellaio felice. Bravo macellaio. Thank you.
que é uma celebridade aqui italiana. Più che celebrità italiana, amico del Brasile. Questo è molto più interessante. Perché celebrità, la fama va e viene, ma l'amicizia, l'amiciade. Ah, è questo sì.